1, 2, 3, 4. Cari amici di Made in Vino, ciao, bentrovati. Siamo con l'amico Vino Murioli. Ciao, pronti per degustare questa meravigliosa bolla spagnola. Oggi siamo oltre confine. Oggi abbiamo un cava, si chiama Segura Viudas. Ed è un vino con 12 gradi. Due vitigni un po' particolari, che sì, sono il Maccabeo e la Pareiada, che coltivano solo in Spagna. Sì. E metodo classico, quindi fatto in Spagna. Fatto in Spagna. Guardi, beh, direi un giallo verdolino, sì, nettamente, quindi una bolla molto molto fine, sì, molto fine e persistente anche, direi, perché viene su bella, bellissima, cristallino. Esatto, esatto. Naso. Mettiamo il naso, che è subito intenso e abbastanza persistente, sì, si sente, sì, queste note burrosi, calde, bello, molto bello, di crosta, sì, di pane e di crema, sì, anche qualche fiore, cosa c'è? Fiori di acacia, per esempio, sì. Bello comunque, burroso, bravo. Grazie, grazie. Prego. Poi, sicuramente sì, bel vino. Secco però, sì, questa, molto equilibrato, già subito equilibrato, questa secchezza non si avverte, è molto esplosivo nelle bolle, persistente, però questa secchezza è rotonda, cioè non è, sì, un vino che ti dà voglia di berlo e di, sì, continuare con le bollicine durante tutta la sera, perché ha proprio una bella piacevole, sì, freschezza. Direi di berlo a 6-8 gradi e direi che come abbinamento noi proponiamo un bel brodetto con sgombro e rana pescatrice. Rana pescatrice, due pesci abbastanza grassi. Perfetto. Questo vino sgrassa molto. Quindi un vino, un abbinamento con un piatto grasso. E poi il nostro amico Vale Mazzola ci delizierà con le sue ricette. Visitate il blog appunto di Vale Mazzola per vedere cosa abbina a questo caso. Esattamente. Amici di Made in Vino, ricordatevi che con soli 19,90€ andando su madeinvino.com potete diventare sommelier. Ciao. A presto. Ciao. Cin.